Si tratta di lauree per i corsi specialistici per tecnici di radiologia. Sono delle lauree abbastanza interessanti, lauree tecniche di 3 anni che poi prevedono la possibilità di un master integrativo per arrivare fino alla laurea magistrale con 2 anni ulteriori di studi. E servono per la carriera dei nuovi tecnici di radiologia che si interfacceranno sempre più e meglio con i radiologi nella gestione della diagnostica per immagini. Oggi comincia a essere abbastanza saturo il mercato, però ancora si possono trovare fra pubblico e privato buone possibilità di lavoro. Quasi tutti continuano, molti se hanno delle occasioni cominciano subito a lavorare e poi magari dopo 3 o 4 anni fanno il master e completano il ciclo culturale ed universitario. Però fra pubblico e privato, ripeto, secondo me ancora delle buone possibilità ci sono. Studiare, approfondire le tematiche che ovviamente l'università dà, ma dà in forma più generale, e capire che è un ruolo, quello del tecnico tra virgolette sanitario, sempre più complementare a quello del medico e perciò con un ruolo sempre più importante. Ulteriore dimostrazione che fa piacere venga messa a conoscenza anche della nostra città, che la Sabina Università se va avanti e riesce a dare risultati concreti ai nostri giovani. È con soddisfazione che noi vediamo questi completamenti dei percorsi formativi, delle lauree per i nostri giovani, e fra l'altro in ambiti in cui anche le prospettive occupazionali sono abbastanza rosee. Diciamo che in un momento in cui collocarsi sul mercato del lavoro non è certo semplice, i nostri studenti, i nostri laureati riescono a trovare, e questa è una anche dimostrazione e verifica del livello qualitativo della nostra offerta formativa, riescono a collocarsi in tempi anche abbastanza interessanti. Oggi appunto ci sono delle lauree per i tecnici di radiologia, e questa è una dimostrazione che quando un percorso è condotto seriamente, con qualità dell'offerta formativa, con una organizzazione anche dell'accoglienza di questi studenti, i risultati arrivano. E quindi Sabina Università se va avanti e affrontiamo e superiamo le difficoltà, ovviamente le solite difficoltà di carattere finanziario, ma devo dire che il nostro richiamo costante, e del quale non ci stancheremo mai di riferire, verso le istituzioni, il Comune, la Provincia, la Fondazione Varrone, che ci supportano in questa operazione, deve sempre tenere alta la vigilanza, quindi impegno totale di tutti per mantenere quello che esiste e possibilmente migliorarlo. Un salto di qualità l'abbiamo fatto unificando la sede delle attività presso l'ex Istituto Geometri, e questo ovviamente ha portato l'attività al centro della città. Ma un punto di forza della nostra struttura è che oltre il 60% dei nostri studenti sono fuori sede, il che ha, oltre che appunto una valenza in termini di diffusione della nostra struttura, anche di importanza in termini puramente economico-finanziari, perché facendo un rapido conteggio di quanto investono questi giovani, i fuorisede, sulla città, sul territorio, arriviamo a cifre di notevoli milioni di euro che in un momento come questo danno a questa economia della conoscenza, come la definisco io, una valenza rilevante. Cioè noi non stiamo e non dobbiamo soffrire le difficoltà e le crisi delle attività produttive e imprenditoriali, e dobbiamo implementare quello che sicuramente ha una prospettiva interessante. Mi permetto di diffondere e far conoscere che la nostra università è coinvolta nei progetti di recupero post-sisma, cioè le nostre facoltà di ingegneria sono a disposizione, stanno operando con progetti proprio per la ricostruzione post-sisma. Naturalmente non è sicuramente da sottovalutare, l'Aquila purtroppo tristemente insegna, che quando ci sono queste situazioni c'è una difficoltà nell'avvicinarsi e nel frequentare i territori colpiti dal sisma. Però devo dire, siccome fortunatamente Rieti è un po' ai margini del cratere, e poi devo dire l'azione di verifica che è stata svolta non ha dato grandissime evidenze di danni rilevanti, sicuramente non nelle nostre strutture, noi cerchiamo di trasmettere questo messaggio tranquillizzante, e dobbiamo con il tempo anche dimostrare che realmente dobbiamo uscire anche da questa ulteriore difficoltà.